continua il viaggio di Italia's Got Padel alla scoperta dei circoli di padel italiani. Siamo ancora a Roma, la mia città, e Italia's Got Padel irrompe al Bola Padel Club. C'è tanto da fare qui, ma soprattutto c'è una sfida da giocare. Sono di nuovo in anticipo sulla tabella di marcia e do appuntamento sul campo 1 con Barbara, la mia inseparabile compagna di viaggio, per un bel allenamento intensivo pre-sfida. Ma prima devo assolutamente trovare Victor, il direttore sportivo del club. Victor, tu sei un monumento del padel laziale e sei l'anima di questo circolo. Io ti voglio chiedere, ma qua come ci sei arrivato? Sono 8 anni che sto qua a Roma. Ho iniziato a lavorare a Roma Nord proprio all'inizio del padel romano. È capitato che mi hanno presentato il progetto del Bola. Non potevo dire di no, un circolo bello con campi, con tanto, diciamo, progetto davanti a me. Sono tantissimi anni, hai detto, che giochi, che insegni il padel. Allora io ti voglio chiedere, perché tu sai che io ho Barbara che gioca con me e oggi gli insegno la controparete. Che consigli gli posso dare? Di giocare con molta calma, aspettare che la palla scenda e giocare contro il muro da sotto, sempre in sicurezza e non prendersi in faccia. C'è un colpo che a te piace particolarmente insegnare e chiaramente un colpo che è un po' più difficile da spiegare ai tuoi allievi? Il colpo che mi piace di più è la bandeja, ovvio, perché è quello che ne richiedono di più, quello che è più soddisfatto a me e più soddisfatti sono loro quando lo imparano. Il più difficile ovviamente è la vipera, perché è un colpo più tecnico, più d'attacco, più difficile, più veloce. Il Bola si sta allargando, quindi andiamo a aprire un circolo, andrete a aprire un circolo anche nelle Marche, esattamente a Ancona. Stiamo aprendo un altro circolo che veramente è una meraviglia. E Victor sarà anche? Sarò anche vero? Il direttore e responsabile del funzionamento di tutti i due circoli. Invece la mia responsabilità è Barbara in questo momento. Vado a insegnarle il controparete con i tuoi consigli. Ti devo lasciare. Grazie Victor. Bocca al lupo con Barbara. Il controparete è un colpo che si gioca solamente in emergenza, ma che sempre più di frequente lo vediamo fare ai giocatori di club. Come si gioca un controparete? Di solito giochiamo il controparete con le spalle alla rete, dobbiamo giocare con l'impugnatura continental un dritto contro la nostra parete di fondo e dobbiamo cercare di far tornare la palla nel campo dell'avversario. Attenzione però, perché giocare un controparete efficace, quindi che non ci espone a uno smash comodo del nostro avversario, non è una cosa molto semplice. Dobbiamo tenere conto di due fattori. Il primo, che come abbiamo detto dobbiamo essere già rivolti con il petto verso la nostra parete, quindi tendenzialmente sarà una palla che ci supererà o ci passerà di lato, ma ci consente di già girarci verso la nostra parete di fondo. Il secondo fattore è quello di dobbiamo tirare un dritto nel punto più alto della parete, in modo tale da creare una traiettoria alta e profonda che dovrebbe mettere in difficoltà il nostro avversario. Attenzione però, perché giocare un controparete è una cosa veramente complicata, un controparete efficace, e ci espone a un attacco dell'avversario, quindi una volta colpita la controparete dobbiamo essere pronti per tornare in posizione e difendere la palla, che probabilmente sarà una palla aggressiva. Oggi lo proveremo con Barbara e ne vedremo delle belle. Su, tira su, vai. Tira su, tira su. Eso. Vai. Frontale, frontale, frontale. Via. Brava. Il corpo frontale. Sì, frontale verso la parete. Ultima. Brava Barbara. Dai. Brava Barbara. Oggi con questo colpo sbanchiamo il Bola. Tu dici? Lo spero. E tu confiata, eh? Io confido in te. Vamo a ganar? Vamo! Dale. Ok,
guardando qualche cosina nello shop. Ti ho visto lì, dopo ti ho visto in altri posti. Vorrei sapere qual è il tuo lavoro, perché lo so che sei un riferimento per il Bola. Allora, sì, sicuramente faccio un po' di cose qui e anche per me il Bola è un riferimento. E lavoro anche per lo shop e lavoro soprattutto in segreteria e con i clienti, gli atleti che vengono a giocare, l'accoglienza, mi occupo anche degli eventi quando ci sono i tornei, della segreteria, insomma proprio del torneo. Ah, che bello, quindi hai molto lavoro perché sì, sono tanti soci qui. Sì, tantissimi, soprattutto in questi ultimi 2 anni. Il lavoro è moltiplicato, è un bel circolo, è un bel ambiente, ci sono persone carine, sempre sorridenti, disponibili. Come tu. E ascolta, tu giochi padel? Sì. Sì? Sì. Sì, gioco da prima di venire a lavorare qua. Ah, quindi mi sembra già che lo conoscevo. Un buon livello di padel. Facciamolo dire ai maestri. Ci provo, però mi piace molto. Ok, vorrei sapere se tu mi puoi dare qualche consiglio, perché ho fatto la lezione con Dani di oggi della contro parete e vabbè, abbastanza bene, ma dopo la sfida, tu lo sai. Dopo la sfida ti vengo a vedere. Quindi, che devo fare? Farò il tuo mental coach. Sì. Vengo a bordo campo. Allora sì. Perdi. Tu chi perdi? Beh, è una possibilità, abbastanza chiara. Allora, se me ne vado può essere che ne hai di più di vincere. Che devo fare quindi? Concentrazione. Bene. Pensa al colpo successivo. Ah, ok. Quello mi è piaciuto. Ok, andiamo questo. A provare. Vieni. Vai. Dai. Ok. Oggi con Barbara abbiamo provato un colpo particolare, ma credo che potremmo farcela. Italia's Got Padel può battere il Bola Padel Club. Intanto ci rilassiamo un po', passeggiando tra i campi. La sfida è sempre più vicina e noi abbiamo davvero bisogno di portare a casa una vittoria convincente. Finalmente mi trovo al Bola Padel con la reina Tatiana e il re Fabio. Come state? Bene. Siete los influencer di questo circolo, Tatiana. Allora, diciamo che nasce nel giorno in cui il Bola festeggia il suo compleanno. Ah, okay. Quindi c'è una bella festa che si fa ogni anno, è a maggio. E è sempre stato scelto sia una donna che un uomo che rappresentassero i soci che vengono quotidianamente al circolo, giocano, stanno qui in compagnia e soprattutto è il terzo tempo come c'è nel rugby che fa l'aggregazione di tutti noi. Quindi tutti i giorni praticamente vivi qua. Sì, praticamente viviamo qua. Questa fino a un po' di tempo fa la consideravo la mia seconda casa. Adesso è la mia prima casa, perché addirittura prima venivo ogni tanto, adesso niente, siamo tutti i giorni qua. E tu, Tatiana, ti aspettavi essere elegita come regina? No. Ti aspettavi? No. No? Assolutamente, è nato come un gioco. Posso pensare che è una responsabilità bella. Sì, sì, no, molto, veramente, molto, perché bella. È una rappresentare il circolo come... Sì. Io il trofeo che mi hanno dato il 1° maggio lo tengo a casa, in bella vista, in bacheca, come se avessi vinto il torneo più bello della mia vita. Quindi viva Bola! Viva il Bola! Viva il Bola! Bola. Grazie! Thank you.
Vamos bien. Eso muy bien, nosotros un desastre. Vos también, ¿eh? No me... Malísimo, ¿eh? Malísimo proprio. Qué malo. No, 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 no. Sono veramente frustrata perché... Vabbè, io ho giocato male, ma anche un po' tu, mi dispiace. Mi stai buttando giù. No, non ti sto buttando giù, ma 4-1 abbiamo perso, anche il risultato globale è lo stesso. Sì, resto del mondo 4, Italia sgottata dell'1. E che facciamo adesso, Dani? Ci andiamo a Catania? Catania, il sole, un po' una isola, ok, non conosco, quindi... Forse. Un'altra sveglia, eh? Sì, forse. Quindi andiamo. Mai convinto. Ok. Ricordatevi, esto es Italia's Got Padel. Andiamo, vai. E andiamo. Sveglia, vai.